Allevamento di che cosa? Allevamento di che cosa, zio? Ho paura a chiedere. Ah! Oddio, no, non i cani, non i cani! Maledetto che non sei altro. Oh! Pensavi di fregarmi? Continua la nostra avventura su Resident Evil Zero. State per entrare in un mondo in cui regna la... Ma è la stessa citazione che c'era in chiesa! No, allora non è la cosa delle macchine da scrittura! Ma buon Dio! È una frase dei biscotti della fortuna, su via! Alterna un po'! Questo è il motivo per cui alla gente non è piaciuto il gioco! Ehi, hey, gente, questo è il mio del benvenuto sul canale con questa nuova puntata su Resident Evil Zero! Ritorniamo con il nostro disarmato amico Billy, dopo... Vediamo l'inventario, eh. Ah, ok, sì, abbiamo raccolto al piano di sopra con l'aiuto medico di Rebecca, anche perché solo lei poteva salire in quanto il rampino sostiene fino a 80 kg e Billy ne pesa di più. Abbiamo raccolto il la sanguisuga blu, che praticamente ci servirà per aprire una porta qua al piano di sotto. Oh, munizioni, ma non mi servono. Mi servono adesso tanto 5 colpi nel fucile. E dicevo, abbiamo raccolto questa roba qua che per l'appunto ci servirà per aprire la porta al piano di sotto. Il fatto è che sto edificio, logisticamente parlando, fa cagare, raga. Cioè, spiegami un po' come funziona. Cioè, la sanguisuga blu mi serve per aprire la porta di qua al piano di sopra. Ma come andava Marcus ogni giorno a prendere al piano di sopra la roba? Che poi era chiusa dentro una specie di capsula che si poteva aprire solo con una sostanza chimica. Ed è qui che è entrato in gioco l'aiuto medico di Rebecca. Una porta chiusa dietro la quale... No, non ci sono alcuni zombie, vero? Ok, sembrerebbe di no. Bellissimo quadro, vero? Uno stupendo quadro. E c'era anche su Resident Evil 1. Un enorme dipinto appeso alla parete. Il titolo recita Donna innamorata di un defunto. Una necrofila, ma questo non è una donna innamorata di un defunto. Questo quadro mi pare si chiami La decapitazione di Giuditta. Oggetto brillante del mio amico scheletrico. Ah no, non ce l'ha lui. Bobina d'entra. E mo dov'è che mi serve un fusibile? Io pensavo di trovare la sanguisuga verde che mi serve al piano di sopra. Dove cazzo mi serve un fusibile a me adesso? Non ho la più pallida idea. C'è qualcos'altro qui, ok, ok. Ah no. Magari una magnum me la potevi dare, una foto. Ne farò buon uso. C'è scritto qualcosa sul retro della fotografia. A James, come ricordo della cerimonia di laurea 1939. Cazzo è James? James Birkin. Non lo so chi sia James. Oh, scena, sta per succedere qualcosa. Arriva uno zombie. È una porta chiusa. Chiusa a chiave, nessuno poteva accedere a questa zona. Quindi, giudicando dall'età, quel tipo poteva essere il figlio di Marcus o nipote di Marcus? Eh? C'è una porta. Ah no, il tizio della foto non assomigliava a Coso Canterino che controlla le sanguisughe? È lui! Oh, ce n'è un altro! Ehi, bellissimo! Maledetto che non sei altro. Oh! Pensavi di fregarmi? Io ho mirato perché pensavo che questo qua in realtà fosse ancora vivo. Quindi ho mirato, ma la mira automatica mi ha detto che quello è un impostore. Meno male. Oh, la tizia c'ha una... Ah, ecco l'altra sanguisuga, quella che mi serve piano di sopra. La sanguisuga verde. Ripeto, logisticamente parlando, questo edificio fa cagare. Cioè, spiegami un po' come funziona. La sanguisuga blu si trovava al piano di sopra e apriva la porta qua sotto. La sanguisuga verde si trova qua sotto e apre al piano di sopra. Cioè, come funziona? Ogni volta aveva bisogno di un assistente, signor Marcus. Vediamo se c'è qualcosa di utile qui. Strani oggetti galleggiano nell'acqua. Oh, ho visto? Ne valeva la pena. Ma poi perché Marcus teneva delle munizioni nel cassetto? Non lo so. Ok, no, non c'è niente. Un camino spento, sembra non essere stato utilizzato da molto tempo. Sembra che non abbiano neanche dato da mangiare ai pesci per molto tempo. Sono cose per altri... Sono discussioni per altri giorni. Ok, adesso dobbiamo inviare la sanguisuga verde al piano di sopra. E lei quasi sicuramente troverà... La manovella, secondo me mi serve una manovella, no? Sapete, per girare questa cazzo di porta. Più che altro sembra un enigma in realtà. Troverà la manovella che ci servirà sicuramente per qua sotto. Cioè, questa è per la collaborazione, questa mappa. Questa sezione del gioco è proprio la collaborazione alternata tra i due personaggi. Dove esalta il fatto che ognuno ha bisogno dell'altro. Sapete cosa posso fare? Posso inviare la pistola a Rebecca, effettivamente. Lei tiene la pistola che fa cagare. Lei ha la pistola che fa cagare.
E possiamo darla a Billy, perché tanto Billy ho anche il fucile a pompa e sono tranquillo, non mi preoccupo di questo. Ma Rebecca non ha nulla con cui difendersi ora che è da sola, in quanto non mi pare che non ho neanche più le munizioni per il lanciagranate. Ah, lei si diverte. Lei controlla il suo look, che tra l'altro dobbiamo cambiare effettivamente. Cambia, usa. Uguale, uguale. Ah, ma solo 4 t-shirt? Ok, questa almeno cambia colore. Vediamo come le sta. Non male. C'è qualcosa dentro. Una pistola personalizzata. Noi in cambio che cosa faremo? Invieremo la nostra pistola a Billy, così Billy avrà anche lui un'arma per difendersi. Quindi... no, aspetta. È perché purtroppo ho 0 colpi per il lanciagranate, mi serve qualcosa per con cui difendermi. Sfortunatamente non posso inviare fucile a pompa, non ho la Magnum, anche la Magnum potrebbe starci qua. Non so quando la raccoglierò, mi auguro presto, perché mi sono già rotto i coglioni di non avere la Magnum. E che vi devo dire? Cercheremo di difenderci così. Purtroppo vorrei trovare più granate, non ne ho trovata mezza, è incredibile sta cosa. Prendi questa. Vi ripeto, Rebecca non ha metodi per difendersi. Avessi trovato delle granate o qualcosa, le potessi inviare di sopra, ma c'è un cazzo qui. Queste sono munizioni per fucile a pompa, il fucile a pompa non le posso inviare. Lei non so se può scendere. Ah, come vi posso? E qui c'è... Cosa ho lasciato qui? Ah, il rampino ho lasciato. E qui c'è il pronto soccorso. Ok, vabbè. Inviamole anche questo. Inviamole anche... Sì. Inviamole anche la sanguisuga verde, che ci servirà per un'altra porta chiusa ermeticamente, dove sicuramente non c'è nessuna creatura, nessuno zombie sbarra creatura simpatica, vero? No. Ma dove sono entrati? Dal condotto di aerazione? In quella stanza blu? Spiegami un po'. Oppure sono entrati, hanno provato a prendere Marcus, e Marcus, che è furbo, li ha chiusi là dentro togliendo la sanguisuga dalla serratura. E loro, agenti ultra addestrati, non sono riusciti a sfondare una porta. Mi sa che è andata così. Mi sa che è andata così. Va bene, Rebby. Sfortuna vuole che... Sai una cosa? Abbiamo abbastanza soldi. Non ho abbastanza munizioni, però. Sì, non ho abbastanza munizioni. Aspetta. Perché vi ripeto, lui ha un botto di... roba, quindi... Fucile a pompa più non so quanti colpi abbia lì, mi pare un intero caricatore. Siamo tranquilli. Invece lei non ha un cacchio, quindi la dobbiamo equipaggiare. Sto gioco è inventory management, raga. Questo è uno dei motivi, secondo me, per cui non è stato tanto gradito. Perché per davvero voglio dire, sì, fa fascino di Resident Evil, per carità, questa cosa della gestione dell'inventario. Ma voglio dire, almeno uno dei due personaggi poteva avere 8 di slot. E dico Rebecca, non dico per forza Billy, perché nel primo gioco, nel primo Resident Evil, era Jill che aveva più spazio in inventario. E almeno, voglio dire, non dovresti abbandonare così tanti oggetti in giro per la mappa e gestire l'inventario. Ok che qui non ci sono le valigie, quindi ti permettono di abbandonare gli oggetti rispetto ai vecchi capitoli. Questa è una cosa, diciamo, completamente nuova. Però, veramente fastidioso, veramente tedioso gestire sempre l'inventario in questo modo. E poi non sto trovando munizioni della pistola ovunque, ma munizioni particolari che mi servono per difendermi effettivamente da delle creature un po' più potenti. Niente. È una creatura nuova, ve lo dico io. Ok, è lì davanti. Ah, non so mica striscia. Ok. Ah, anche questo è vivo. Anche questo è vivo. Era morditore di caviglie che aspetta la sua opportunità. Ah no. Morditore di caviglie qua. Suino maledetto. Ah no, guarda là, questo è dove mi serve. Non ho trovato la manovella che mi serve. Ho trovato questo che mi serve nella stanza. Ma che twerka sto tizio. Oh. Vabbè, questi hanno già più senso. La loro presenza ha già più senso in quanto un obitorio questo. Proprio perché è un obitorio nascosto dietro a una sanguisuga verde. Domande per altri giorni. Domande per altri capitoli della nostra storia. Dicevo, questo mi servirà per la stanza delle puzze verdi. Avete presente che c'è una stanza dove c'è praticamente il respiro della morte? Mi servirà lì, quasi sicuramente. Invece, lì dovrei trovare per l'appunto la manovella di cui vi parlavo, che mi serviva per aprire la porta al piano di sotto, quasi sicuramente. Se no, non ha alcun senso. Di questo tizio non mi fido, raga. Di questo tizio non mi fido. Però non me lo fa mirare, quindi vuol dire che è morto. Ma si alzerà al momento peggiore, ve lo dico io. Vai, utilizzè, signorita. Utilizzè. Ok. Agente sterilizzante. Oddio, c'è uno zombie. Anche questo si rialzerà al momento inopportuno.
Cos'è una chiave quella? Non è una manopola. Non è una manopolo sbarra manovella. È una chiave. Che? Ah, oh, lo sapevo! Suino maledetto! No! Maledetto. Ce n'è un altro. Si è rialzato quello. Ma la porta si è aperta. Che? Oh, madonna. Spara, 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 spara! Ma dai! Ma come? Ma mi prendi per il culo? Ma maledetto. Ma sono ferito. Che presa per il culo. Sono ferito. Vabbè, prenditi questo, va. Sì. Ah, non ho spazio. Ma non so. Ah, maledizione. Che due maroni. Vabbè, andiamo di qua. La chiave mi serve per cosa? Per una delle due stanze. Dovrebbero esserci due stanze chiuse. Una qua. Quella del vetro, no? E se c'è il 50-50, io sparo sempre. Come al solito. Però, vediamo. Ok. Ecco qua la prova definitiva. Non è per questa porta. No, perché comunque le chiavi le utilizzo in automatico. Quindi, più o meno. Quindi, diciamo, se non te la apre con la chiave, perché sai che la chiave non va per questa. È un'altra porta, mi pare che fosse qui. Ok, ho ragione. Chiave della... Allevamento di che cosa? Allevamento di che cosa, zio? Ho paura a chiedere. Ma andiamo a vedere. Ho paura. Ho tanta paura. Oddio, i cani. Troveremo i cani. Non so dove, ma troveremo i cani. Non so dove. Ah! Oddio, no, non i cani, non i cani. No, no, non i cani. Oh, madonna mia. Spara, spara, la spara. Spara, maledetta, spara. Ma porca puttana. Ma crepa! Ma crepa, schifoso! Ok, esci, 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 ci dobbiamo curare. Ce n'è un altro? Ce n'è un altro? Ne ho sentito un altro! Credo di essere rosso. Oh sì, più rosso di così si muore, letteralmente. Ok. Devo utilizzare lo spray medico per forza? Volevo tenerlo per le emergenze e questa mi sembra abbastanza un'emergenza. Usa. Mi sembra abbastanza un'emergenza questa. Ce n'è un altro. Maledizione. Sono messo di merda. Sono messo di merda. Non posso utilizzare una pistola per uccidere questi cosi. Come potevo io sapere che mi sarebbero servite le munizioni? Cioè, io volevo uccidere quel coso lì, Mr. Sanguisuga. Come potevo io sapere che avrei... Che avrei incontrato degli hunter, ma scusami, eh. Oh, oh! Ma cosa? Ma è impossibile schivarlo! Ma vai a cagare, Shen! Qua colpiscilo! Ma maledetta, spara! Che aspetti, un invito a cena? Ma spara! Spara! Stronza! E siamo di nuovo feriti. Ok, è ferito. C'è una nota. Ma scusami. Rapporto dell'arma biologica. Le ricerche hanno dimostrato che quando il virus progenitore viene somministrato agli organismi viventi, si verificano violente mutazioni cellulari che causano un collasso del sistema. Inoltre non è stato trovato alcun metodo efficiente in grado di controllare gli organismi e utilizzarli come armi. Appare evidente come una maggiore coordinazione a livello cellulare è essenziale per consentire un'ulteriore crescita. Ho condotto uno svariato numero di esperimenti al fine di assicurare dei progressi in tal senso. Ecco i risultati. Insetti. Forse a causa del sistema geneticamente stabile da millenni di questi antichissimi esemplari, la somministrazione del virus progenitore ha scatenato una crescita violentissima della loro forza e un notevole aumento dell'aggressività. Appare piuttosto difficile un loro impiego come armi biologiche. Anfibi. L'iniezione del virus in una rana ha provocato un aumento della potenza dei salti e della crescita abnorme della lingua. Tuttavia non è stato rilevato alcun cambiamento delle capacità mentali. Inoltre, la cavia ha palesato un appetito anormale che l'ha spinta ad attaccare qualsiasi oggetto in movimento. L'utilità per arma biologica è limitata. Mammiferi. Il virus progenitore è stato combinato con il DNA del cellulare di una scimmia, provocando un aumento della fertilità. Gli esemplari derivati hanno mostrato una crescita dell'aggressività o un miglioramento di alcune capacità mentali. Come effetto collaterale, i soggetti hanno perso le capacità visive. Anche se tale inconveniente è stato controbilanciato da un miglioramento delle capacità auditive. Le scimmie non ci vedono, quindi camminando non mi trovano? Tuttavia, un loro eventuale uso bellico appare piuttosto inefficace. È ormai evidente che qualsiasi progresso è improbabile senza ricorrere all'uomo come organismo base. Le scimmie non... madonna, c'è ancora la canzone da combattimento? Cosa c'è qui? Affanculo. Quadrante. Una cazzo di manovella.
Maledizione. Maledizione, maledizione. E questa la dobbiamo inviare al piano di sotto, ovviamente. Un problemuccio che dovremmo gestire per i cazzi nostri, sfortunatamente. In ogni caso, Billy alla fine non se la sta passando così male. Lui almeno è giallo, mentre lei è arancione, quindi possiamo utilizzare le erbe che ci sono di sotto per curarci. Il fatto è che non so come arrivarci sotto se non utilizzando il rampino, e vorrei evitare di farmi tutti questi giri inutili. Però non so, adesso troveremo qualcosa. Adesso sicuramente dobbiamo utilizzare questo oggetto per inviargli il quadrante, la manovella, la manopola. Una maniglia normale no, eh? Quindi sì, è un enigma. Ma la combinazione quale sarà? T'attacchi. Cazzi, puoi scoprirlo quali sono le combinazioni? Sì, prendi il quadrante per cortesia. E la domanda, ho due oggetti importanti. Secondo me le devo inviare il fusibile a lei. Secondo me le devo inviare il fusibile, raga. Non lo so, vabbè. Scopriremo dopo. Perché ho paura che mi serva al piano di sotto il fusibile. È per questo che non l'ho ancora inviato. L'anfibio lì, la cosa, la schifezza sapevo che mi servisse. Quasi sicuramente. Ma cosa, non avevo la più pallida idea. Usa e getta. Il dispositivo funziona di nuovo. Inserire la combinazione. Ma che cazzo ne so io qual è la combinazione? Non ho trovato niente. E che cacchio ne so? 1, 4, 6. Dove ci sono i bulloni, raga? No, sembra essere la combinazione giusta. No, ce l'ho. 1939. 1939, può essere solo quello. L'anno di laurea per coso. 1939. Come no? Allora che cacchio ne so qual è la combinazione. L'unico file legato a questa cagata era quello. Vecchia fotografia. 1939. What? Non è 1939? Rapporto dell'investigatore. 10 anni fa, bla 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 bla. Ma che cacchio ne so io? Crescita delle sanguisughe. 1978? Ah no! 4? 2? No, 4-2. Cosa? Metà. Non so. Sembra questo! Il loro numero raddoppia. 4, il loro numero raddoppia. 4-8-2... 1. Può essere 4-8-2-1. 4-8-2-1. È l'unica cosa che mi viene in mente allora. Perché sono scritti di quel colore particolare, no? Vediamo. 4... 8 2 1. Ma che cacchio ne so? No, allora c'è un'altra. È sicuramente questa. Sicuramente questa. 4 è raddoppiato. 8. Due esemplari. 4, 8, 6. 3. Può essere questo. 4, 8. 6-3. Può darsi. Vediamo. 4-8-6. Cioè, ah, vaffanculo, va. La porta adesso è aperta. Ok. Dovevamo semplicemente seguire quella cagata di combinazione di merda. Però è bello, vedete che il quadrante è comunque puntato verso... verso coso? Oh, scenetta, arriva un mostro, arriva un boss. Forse posso utilizzare questa. Finora. Disputa. Mamma mia, che figaccione. Ha un treno. Fantastico, allora possiamo andarcene. Già, ci ricongiungiamo il più presto possibile. Ricevuto. Ok. E come ci ricongiungiamo al... Oh, qui c'è una scala, vedo. Qui c'è una scalation.
Salire la scala? Sì. Se vuoi. C'è una scala. Perché no? Perché no? Perché nine? Ok. No, oh, aspetta. Ah, ma è coso! Ho capito dove sono. Allora come faccio? Non so come fare. Non so come fare. Mi sa. Non credo che il rampino serva per attraversare la roba. What? Sono in confusione adesso. Devo entrare nel treno? No, è chiuso. Non saprà ricevere corrente. È qui che tornerà utile il fusibile. C'è qualcosa qui. Oh, guarda qua. Questo? Sì. Ok. Qui c'è una leva. Azionarla. L'unica cosa che posso fare. Come un bambino che preme i tasti sulla centralina. Ok. Ah, ok, si è avvicinato. Quindi adesso Rebecca può raggiungermi. Ottimo. Rebbi Rebbi. Dovrei farmi una cosa, Rebbi Rebbi. Dovrei fare una cosa molto... Oh, c'è qualcosa lì. Cos'è? Che cacchio è sta merda? Bobina d'uscita. Ma che cazzo è sta roba? Ok. Mi sembra ricevere corrente. Devo salire la scala e andare lì? Sì. Non so che caso... Non so che cosa a cavolo posso fare. Vabbè, però siamo saliti al piano di sopra, quindi adesso Rebecca può raggiungerci, no? Questa è la cosa positiva. Ok. Oh, c'è un'erba verde, alla grande. Però, dobbiamo raggiungere Rebbi Rebbi, sicuramente. Cioè, dobbiamo raggiungere Bill adesso, con Rebbi Rebbi. È una strada lunga e tortuosa, ma noi ce la faremo. Noi ce la farebbi. Come... Qual era la strada? Era di qua, era di qua. Mi sono già dimenticato. Di qua, puoi andare a sinistra. Interesting, interesting. Maledetta manopola. Maledetta manopola, proprio un enigma su Ino, perché leggi lì e come fai a capire che era la combinazione? Cioè, la cosa che mi veniva in mente è 1900... Ok. Via. Andiamo, Rebbi, faremo una cosa molto interessante e sarà quella di prendere questo. Scendere di sotto. Ah no, aspetta, volevo provare ad aprire la porta. Con Billy. Mi sa che mi serve la forza di Billy per sfondarla. No? Non ne ho la più pallida idea di che cosa debba fare. Ne ho proprio zero idea. Andiamo a curare Rebecca, poi qualcosa troveremo. Devo investigare su questa stanza, ci sarà qualcosa sicuramente. Ci sarà un altro tasto da premere o qualcosa. Scendere a quel posto. Questa carrucola. Che ne so io. Oh, qui ci sono delle manopole. No. Ah, ma vai, va a morire male, va. Culo, ho capito cosa mi serve. È ritornato utile. È ritornato utile, per mia sfortuna. Dovrà esserlo. Una cosa che posso fare sicuramente. Usare anche l'erba verde che mi rimane. Usa, combina con questo. Quindi, tu che stai un pochino maluccio, usa questo. Questo lo combiniamo con questo. Tu sei stracarico. Ah, no, ok, no. Questo servirà a lei. So dove serve. No, scambia. Cambia, so dove mi servirà questo. Tieni, ma non le sta più niente. Non le sta più niente a lei. Ok, raccogli l'erba, ci tornerà utile sicuramente. Ok, cosa posso fare? Mi servono due slot liberi, lascio il lanciagranate qui. Cosa devo fare altro? Niente, lascio il lanciagranate, salgo col rampino. Mi tocca per forza, sfortunatamente. Quindi... Oh, lasciamolo qui magari. E tanto di qua passeremo di sicuro. Dovremo prendere il treno. Poi saliamo di sopra a prendere il nostro rampino maledetto. E poi veramente mi devi far fare tutto sto giro del cazzo. potevi farmelo aprire la porta. Scusami zio. Tanto questi due oggetti mi serviranno sicuramente in quella stanza. E solo Rebecca ci può accedere. Quindi per forza dobbiamo mandare Rebecca. Sfortuna vuole. E niente, dovrei salvare la partita. E forse ci converrebbe anche salutarci. È vero ragazzi. Vi ringrazio per avermi guardato fin qui. Mi auguro di vedere la prossima puntata di Resident Evil Zero. Non dimenticate che siete i migliori. Vi auguro il meglio. Bella bella.